Non il topolino, Marco. No, stavo per tirare fuori il Ma hai pesce fatto di... vedere il topolino, però. Pesce di topolino. Ah. Sì, oggi facciamo scivari perché abbiamo detto la Perché questa mattina... posa dittatoriale, Marco? No, è che quando c'ho questa maglia deve essere sempre super topolino, quindi... Ma poi mi rende più grosso questa maglia, mi piace, mi fa sentire figo. Sembri Jason Momoa. No. Grazie per questa piccola botta di autostima. No, non è assolutamente Io sono vero. sempre sincero, Marco, con te, Però, lo sai? vero che mi fa sembrare più grosso, mi fa No. sembrato, mi fa tornare in forma, sembra sia No, tornato in Marco, forma. sei secco, sei. Vabbè, Vabbè. Troppo, ragazzi. avrò. Ma cosa succede? Ragazzi, io prima ho detto, prima della live ho detto, mi faccio una partita da solo ad Apex così per fare le sfide. Si è spaccato tutto. Vado ad aprire la live di Al che sta facendo la 12 ore con le kill, è tutto spaccato. Hanno annullato le ranked. Hanno Madonna. addossato la EA. Cos'è successo? Non si può più fare niente. Ah, scusate, adesso giochiamo, ragazzi. Ah, non mi ricordavo che eravamo in live. Stavo per denudarmi, Io mi pensate. apro Scivoli che se voglio giocare un Anche io botto l'ho invece. aperto. Ho aperto stasera, tra l'altro, voglio parlare di una cosa molto importante per me. Tanto che c'è questo audio, minchia, che audio. For favore, eh. For favore ci sta, però è bello, for favore. Game Dix. È il pulsante che ho sulla Stream Deck, c'è scritto Game Dex perché siamo a destra e c'è il gioco che non si vede ora perché Thorn Banner abbiamo Studios. giocato una capaletta così. Adesso magicamente si vedrà tra 3, 2, 1, Crash va! OBS. Non si vede, eccolo, quanto ci ha messo, mamma mia. Ah, amici, ho bisogno di tutto il vostro aiuto, mi raccomando. Puoi dire anche per cosa? No, adesso Beh, cerchiamo di l'aiuto capire. generico. Cerchiamo di capire come si gioca. Non vi vedo in Aspetta, siete game. tutti Ottimo, offline? ottimo. No, siete online voi due, ma non No, in si aspetta, gioco. fermi. Se aspettate, piano piano dovrebbero arrivare Grazie, online. Das Vars e anche Pier prima. Ma sei nella schermata del social? E sono passati di là? Solo Beh, aspettando. no. No, ma. No, solo uno della mia lista amici. Ma è Speravo online o sta arrivasse. giocando a No, no, Shivari? no, da che non vedevo nessuno online, improvvisamente siete andati tutti online e lui sta giocando, voi altri no, però. Ma chi Quindi è riavvio. questo? Scusa, invitalo. No, credo sia il ragazzo di Clairessa, tra l'altro, se non ricordo Va male. bene. Aspetta che apro Shivari. Non, a me non sei. Come aspetta che apro Shivari? Rifaccio, non vedo Ah, solo vabbè, lui. giusto, sì. Anche io allora, dai. Sempre bello questo gioco. Ottimo Ma a matchmaking me di piace un giochi. botto, in Per me è realtà. uscito È da che un non mese è anche. Come buono a cazzo fare è che le non l'ho messo cose adesso? online. Ecco perché nel primo c'era solo la lista server e basta, perché Ragazzi, io ho non era il caso. scaricato My Time at Portia e mi raccomando perché io settimana prossima vi voglio Tutto da tutti un mese sintonizzati. che ho Vediamo rosito. se vi vedo. Ragazzi, senza spoiler, ma poi che puntata è stata quella di Loki? Madonna. Io non so che dire. Ho spostato Ma non vedo Ramos. più neanche la gente online adesso. Adesso sì? Adesso vedo Eliezer, perfetto. Almeno vedo una Aspetta, io sto persona. enterando, Io vedo Mark nel Io gioco. vedo Eliezer nel gioco e Moro solo online. Io vedo Adesso vedo anche offline Moro, proprio. Ah, perfetto. Vi invitami, vedo tutte e dai. Non due. tocco niente io, eh. Mi gratto tutto. Marco, mi inviti? Eccolo. Uno. E due. Andiamo a vedere. Modalità miste per 40 giocatori. No, No, fai facciamo. 64. Eccolo qua, Come vabbè. si annulla? Annulla. Che vuol dire? Eccoli, non ce l'ho l'eccolo. 64. Ah no? Marco, che dove cazzo vai? Siamo solo Annulla. io e te ancora. Eliezer, io ti ho Eliezer. invitato. E anch'io ti Caro vedo, Fratman, Eliezer. io ti ho invitato. Tu vedi tutte e due, Eliezer? Vedo. Ma Moro online e te in gioco, sì. Riavvia il gioco. Sì. Riavviamo di nuovo tutti, No, 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 dai. No, voi dai, state siamo in lì. No, game voi noi, state lì. fermo. State lì. Ma se no ci uniamo al server, io e te, lui si Ma non unisce so per vabbè, mo come però. vi Io becco, però. Adesso lo vediamo. senti col server, Ma basta. chiaro. Ah, browser del server. Possiamo caricare un po', vediamo un attimo. Io mi butterei su no, su Amsterdam 64 player mixed 20 31 Aspetta, aspetta, 34 aspetta. Ah, non li posso 68. vedere i server, Tu che tanto vieni con bastardi. me, che ti No, è frega. che magari la chat, almeno se voleva giocare con noi, entrava anche loro, Ah, vabbè. entravano. Il server comunque è Amsterdam 64 player mixed modes. Come mixed modes?
E che saranno più modalità. Modalità. Vabbè, è 20, 31, 34, 68. Gli Ezzar entra in quello. Che a 25 di ping, 44 su 64. Aspetta, però, ripeti tutto. È Amsterdam 64 player mixed mode, 20, 31, 34, 68. È 20, quello con uno di quelli 31, con 44 34... giocatori dentro ci sono gli Ezzar. Sto entrando io intanto con Moro in teoria. A 25 20, di ping gli Ezzar, se 20, metti 31, in ordine 34, di ping 68, se metti in ordine di ping c'ha 25 di ping. Fammi mettere l'arciero. Comunque, amici, ho bisogno... Ah, c'ho il martellone io. Ho bisogno del vostro aiuto. Chiamo la polizia? Come, no. Come molti di voi sapranno, settimana prossima parto... scemo. Parto per le vacanze, no? Parti e torni già settimana prossima. Quindi... Parto e torno, sì. E quanto cazzo devo star via? Che volo che ha fatto, complimenti. Ah, no, andrò io, teoricamente, starò via tu settimana. Quindi... Sì, e tu, Mori, che eri della nostra squadra, ma chi se ne frega. Non è che posso perdere tempo a medicare le persone. Comunque, come si fa a vivere? Nel senso, io... Ma che domanda di Merkel? No, non è una domanda di merda. Io non vado in vacanza da... Boh, ah, saranno beh, quello sette neanche anni io me lo ricordo, saranno. Effettivamente. Grazie, Blavi Ken. Ma una vacanza vera io non la faccio certo, da 7-8 anni, ragazzi. Appunto. Ma io cioè... fatte con... le mini vacanze le ho fatte con voi alla fine. Sì, quando però siamo andati erano due giorni, erano, non è che... Sì, appunto. Cioè, io non so come si fanno queste cose. Due anni fa. Ma non so bene neanche come si prenota una stanza ormai più. Io non mi ricordo più niente. No, quello fortunatamente l'ho fatto. Ah, gli hanno tirato un pastello. Vabbè, ma adesso è una cagata a farlo. Io ho fatto tutto no, sì, era, per, era per dire, nel senso, una volta non mi ricordo più niente. Ma questo con la vanga mi vuole picchiare. Niente, io in questo gioco sono troppo forte. Mi dispiace. Porca bestia. No, quello lì ha trombato, vado via. Quindi, come, cioè, cosa bisogna comprare? Allora io vado in una casetta con... Il costumino. Il costumino li ho presi, adesso ve lo faccio anche vedere, è bellissimo. Ma che non indossato, però, non mi interessava. No, c'ero qui di fianco, guarda, mi metto qui, non mi ucciderà nessuno. Ahia, mi hanno ucciso a me, forse invece. Quelli là mi vedono, aspettate, non mi hanno visto. Grazie Simone che ha regalato la sub ad Elpi, amici, grazie a tutti per il supporto. Se dovete rinnovare, fate la mano, partecipate al giveaway di Sangami, non è vero, è finito. Non è vero. Guardate che ancora no, forse, sì, è vero. Moro, mamma mia. Come? Ma sì, ma mi fa schifo. È come quello che avevo su GTA, eh? Fortuna che non ti vede nessuno a parte dalla Monza, guarda. L'altro che ho preso è azzurro con i fenicotteri rosa, invece. Moro, ma perché? Che cosa vuol dire perché? A parte che è bellissimo, Ah, questo l'hai detto solo tu. Non è vero. Sono stato guarito da una tromba, grazie. Adesso voglio sapere... Oh, nel coppino questo. Moro, gli tiro una freccia, attaccalo, è morto. È morto. Fatto anche io, squadra. Però. Bellissimo Moro, approvo Moro, proprio Vice City, che è un complimento. Ma va benissimo, a me piace un sacco, Moro approved, te lo appoggio. Sì, vabbè, Pego, ma c'è una bella differenza tra vestirsi da funerale e vestirsi da... Piace anche a Sior, quindi io lo cambierei. Vabbè, ma Sior perché non aveva parere, ha dovuto seguire la massa. Abbiamo vinto, visto, non sono mai morto tra l'altro. No, io sono volta... comunque, vi cacco comunque morto. In testa io, sono troppo forte in sto gioco. È bello, Meno male che Mark e di suo scioglilingua mi hanno ricordato di rinnovare. Amici, rinnovate a mano. Grazie, Marco B. Se avete la sub non con Prime, ve la rinnova da sola. Se avete la sub con Prime, dovete schisciare il button col D2. Ha vomitato, magari vai in ospedale, non lo so. Forse hai un problema gastrico. Devo ruttare, scusa. Comunque, ho preso... Tra l'altro io avevo comprato, non in previsione delle vacanze, però avevo comprato l'Autan. Moro, non serve a niente. A te non serve a niente? No, fidati, lo sto usando in cascina, uguale, ho preso ma la stessa... Ma in cascina questo qui te lo devi Moro, mettere tu non sedere, hai... Marco. Tu non hai idea delle bestie che ci sono in cascina. Ho messo infatti... questo, ne ho di più di quando ma infatti, quello. Marco, questo qui che ho preso io... È uguale al mio. Mi sono accorto che è un'inculata. Esatto, te perché lo posso assicurare. Questo è per le zanzare e basta. Dovevo prendere quello Uber Power incredibile per le zanzare, tropicali, per le zanzare licaone, per le zanzare elefante, per le zanzare col cannotto. Allora, fate una valigetta per le zecche, per le... Ma infatti c'è quello con multi-insetto e non lo sapevo. Poi io quello l'ho messo in cascina, vi giuro mi attaccano più che quando non ce l'ho.
Poi ho preso il... cioè ho preso ancora no, però ho fatto la lista. Nella mia lista c'è, ho scritto da prendere il, la crema solare protezione 90. Che spavento. Grazie, Gergon. Grazie, Gergon. È altissima sta cosa. La protezione solare 90, che quella lì praticamente ti metti uno strato di vernice, praticamente non passa nulla. Questo dove vuole andare? Bravissima, ah, amata da abbastanza. E la crema dopo sole, perché anche 90 mi brucerò, visto che non vado al mare da 7 anni. Una volta mi abbronzavo senza niente, ero antiscottatura, poi grazie, sono diventato Polly, grande. Grazie Polly, nuova sub, grazie mille, benvenuto a... Benvenita, benvenuto. Sono diventato grande e mi brucio adesso, praticamente. Aia. No? Yeah. Io non, mi abbronzavo solo quando stavo giù in Calabria 3 mesi. Altrimenti ero sempre no, rosso. No, io ero sempre nero da piccolo. Aia, sono morto. È come Nino Frassica che diceva che da piccolo ero un bambino di colore. Sì. Io quando ero piccolo ero di colore. E poi ho messo anche le piadine. Perché là poi non so se ci sono, come faccio. Vado in terra straniera senza la piadina. Vabbè, in Umbria non è mi che... sembra il caso. L'Umbria è di fianco a te. Ho visto, ma non ci sono le piadine di fianco. Ma io volevo andare a Cesenatico, me lo consigliate? È carino Cesenatico. Molto estiva come meta. Molto, diciamo, vabbè. Molto banale. Beh, è Cesenatico banale. Beh, è abbastanza frequentato, per carità, però. Ho preso un amico. Non ci sono mai stato. Come dire, vado a Rimini, cioè molto banale. Rimini è banale. Vabbè, a me Rimini comunque non mi piace, posso dire. Fa cagare, quindi non è che Rimini ci vai per la figa, mica per il posto. Mi sembra più una motivazione particolare quella. Andare in Calabria con dei cannoli in valigia. Scusa, non lo fai? No? Uno è stato votato per essere buttato. Ma io non so chi è, mi sento in colpa. Tu, Marco, non vai in giro con i pipariedu? No, però c'ho il... Vabbè, allora, sì, in casa sempre. Casa, non credo di aver mai avuto la dispensa senza pipiolo. Vedi. Però, anche vabbè. Quando vai via. Ma io vado giù, se vado, di solito se vado via perché vado giù e giù me ne regalano di più di quanto già non è. No, ma quando vai via da giù, è naturale no, che... per forza. Io quando vado a casa di Franci mi devo fare le robe piccanti perché a lei non piacciono e devo farmele io. Uso il piccante che c'ha lei a casa che a me non fa niente, zucchero per me, quel peperoncino che c'ha lei. Ho bisogno del mio, ecco. Mi hanno ammazzato. Vado giù! È come se un giamaicano va via dalla Giamaica senza droga. Cioè... Aia, mi hanno perforato l'astice, ragazzi. Ma senti come sperperano. Aia, porca puttana. No, ragazzi, stavo scivolando sul liquido seminato. Poi, cosa ho messo? Fa vedere cosa ho messo, per favore. Questo di annaffiare i fiori. Dove sono le note? Tu devi annaffiare i fiori a tua mamma? Fiori qui a casa. Non è che mia mamma va in giro con i fiori e glieli devo annaffiare. Anche perché se va in giro se li annaffierà lei, se ce l'ha in mano lei. Ah, i cerotti per i piedi. Ma cosa? Che schifo, in che senso? No, metti che per le scarpe che ti sdrumano il piede. Ma tanto sulle starai in casa le scarpe di merda. Starai in casa. No, non è vero, voglio andare in giro. Anche perché in casa non c'ho l'aria condizionata, quindi allora no. Ma ecco, Mauro, guarda, puoi prenderti anche la villa di Jeff Bezos, ma senza aria condizionata mi fa schifo. Perché su un monolocale, c'è la piscina, io starò tutto il tempo in piscina. Sì, ti voglio di più andare in piscina, se no staresti dentro. Vabbè, ma scusa, ma devo morire quando dormo, come faccio? No, ma a me mi basta il ventilatore per dormire. Me lo punto nelle gambe e sono a posto. E poi ho messo basta l'antizanzara, la crema dopo sole, basta. Cos'altro, cioè cosa bisogna portare? Preservativi. Ah, io sono morto, ragazzi. No, ma quello non faccio sesso io, quindi non mi importa. Va bene. Ma che fa sto Tormo? Dormi in piscina, beh, già che ce l'ho, la uso a pieno. Non mi sparate, ok.
Ah, ma conquista sotto non c'entra niente con la manovella che gira. Sto facendo il giro del pene. L'ho colpito, broccolo. Ah, porca bestia. Valete se chi è le biglie, ma nella piscina dove faccio il castello di sabbia, scusate? No, lo fai nella terra. Ragazzi, vai in Umbria. Vai in Umbria. Oh, prendo, prendo la vanga e la carriola. Vai in Umbria, è l'unica regione del centro-sud che non ha il mare. Beh, c'è il lago. Sono vicino al lago Trasimeno. Alle spiagge? Sì. È balneare il lago Trasimeno. Ma Marco, se non ci penso magari io, alle spiagge di sassi. Vi ricorda di proteggervi per le malattie? Le spiagge di erba. Però... quindi la sabbia a prescindere non c'è. No, ci sono anche le spiagge con la sabbia. Dalle spiagge di erba che trovi Olindo e Rosa tra i castelli. Speriamo di no. Insomma. Sassari di carne. Aia, sono caduto troppo. Aia. Aia. Mi ha ucciso un antivirus, ragazzi. Ho partito a bocce. Di fianco alla piscina c'è anche il campetto di bocce. Quindi posso giocare anche a bocce. Cosa ridi, Marco? Hai fatto un sorriso per dire qualcosa? No, perché hanno scritto ma che dice, perché ho detto l'Indoro. Non ti può dire niente, era una battuta per la faccenda, no? Umbria centro-sud? No, lago Trasimeno... l'Umbria è dove la nord. Consideri? Ho detto no, l'Umbria, credo la regione del centro e sud. Sono d'accordo, ragazzi, con nascondere la chat di gioco. Che è successo, ragazzi? Dicono parolacce, bestemmie e volgarità? Caso togli l'amore. L'Umbria è centro-centro, sì. Ma ho detto, è l'unica regione del centro e sud che non ha il mare. Perché se dicevo l'unica regione d'Italia non è vero, perché c'è il nord e qualcuno non ce l'ha. Milano non ce l'ha. Milano non è una regione. Non ho, hai ragione. Però non ho capito effettivamente la sintassi, aspetta, devo ragionarci. È l'unica regione del centro e sud... che non ha il mare. Ma è giusta come si fa? Ma è complicato, eh. Ma non è del sud, non è del centro e del sud, è del centro e basta. Capito, perché io volevo dire dell'Italia, ma siccome se dici l'Italia nel nord ci sono altre regioni che non hanno, è l'unica regione del centro e del sud che non ha il mare. Non è difficile. Era un po' complicata, era. Ma cagare. Era l'unica regione del centro che non bastava. Aia, oh, ma tu sei un violento. Era, bastava dire era l'unica regione nel mezzo. Ostia, troppa gente, porca bestia. Ah, porta miniera. Porca bustazza. Guarda che fanno tutti le stesse battute ormai. Questi gnomi. Per chi non sapesse, gli gnomi è il nome dei nostri fan. Non è che stiamo dicendo gnomi nel senso... gnomi delle feci, per l'esattezza. Sì. No, ero confuso, scusate. Sì, poi, allora col poi devo comprare anche, perché allora, negli ultimi mesi abbiamo visto un film. No, negli ultimi mesi ne hanno visto uno. Sì, solo uno ne abbiamo visto. Che praticamente... No, so che molti avete capito. No, la Basilicata ce l'ha al mare, come no? Non ce l'ha al mare. Certo che ce l'ha, andavano a Policoro, sì, non ce è Basilicata. Ce l'ha poco, però ce l'ha. No, scusami, Policoro, scusami, ragazzi, non è una località c'è di mare. Solo la parte sotto ce l'ha, sì. Vabbè. È corta però la parte sotto. Non è così corta. Se la prende tutta la Calabria e la Puglia. Comunque ce l'ha, qualche. Io mi ricordo un'amica mia di infanzia andava a Policoro in Basilicata al mare. Comunque, no, dicevo, ho visto solo un film. Tanto pare. Che è questo bastardo. Che praticamente la trama era di questi qui che vanno in vacanza. Sto gruppo di amici va in vacanza in questa, prendono questo Airbnb, però scoprono dopo che ci sono delle microcamere nascoste, tipo una nella doccia, una così, e poi c'è il killer che li minaccia, robe così, no? Quindi detto facciamolo anche noi. Allora adesso abbiamo l'ansia, hai capito? E voglio comprare, ci sono dei dispositivi, Marco, da ultragente segreto, bellissimo proprio. Kingsman. Dei rilevatori di microcamere e cimici. E li hai comprati? No, ancora no, però dopo lo compro. Ma quanto costa per fare sta 15 cosa? 15 euro, ma è palesemente un giocattolo. Ci sono quelli che costano di più che sono veri. 15 euro per la propria sicurezza, secondo me ci può stare, dai. Sono dei rilevatori praticamente tipo di onde elettromagnetiche, robe così. Solo che tipo magari alcuni sono troppo sensibili e non e suonano sempre,
oppure magari ti rilevano i fantasmi. È tipo un lettore MF, quello di Phasmophobia, praticamente, in sostanza. Ha fatto un aggiornamento Phasmophobia, lo sapete? Sì. Non ve ne frega niente. Hanno aggiunto, dei fantasmi, dei mostri. Sono morto. Mi ha ucciso un nostro amico, tra l'altro. Bravo, complimenti. Tira fuori il link nel caso. Dopo ve li faccio vedere. Ma tanto sono andate in vacanza, amici. Non l'ho ancora preso. Magari ce li hai dentro casa, Marco. Tu, quando hai affittato sta casa, ti sei accertato di non avere microspie? Moro, erano delle persone talmente vecchie in questo palazzo che non magari ce l'hanno. Magari l'ha fatto il coinquilino di prima. Ma non c'era, era una famiglia che conosciamo, tra l'altro. Sono i meno sospettabili quelli, eh. Conosciamo anche la famiglia che infatti c'era sono i meno sospettabili quelli che non erano calabresi pure loro, tra l'altro. Ah, guarda che calabresi danno sul pipiolo lì, Si pareggio. Devo curarmi, porca aperte. Magari erano spie del KGB. Hanno avuto un lavoro anche loro, nella gioventù. Spacciavano, facevano cose. Io stavo invece... magari come The Visit, esatto. Io pensavo comunque, voi li avete mai, cioè voi li avete mai presi questi aggeggi, no? Sei l'unico che ci abbiamo mai pensato. Capito, sono l'unico che si preoccupa della propria privacy pur vivendo in Italia. Ma io non vado in giro, quindi non andando in giro non... Porca bestia. Hai visto? Le ho messe verdi in onore a Loki, le luci. Come quando le ho messe blu in onore a Falcon e Winter Soldier e rosse quando c'era WandaVision. Ah no, sono molto bravo. Sono molto bravo a fare queste cose io. Non mi ricordo. Se certo, se non te lo spiego. Ma per la propria privacy c'è ben altro. Ossia, tipo io che voglio girare nudo. No, non c'è più, signore, è finita la. Voglio stare nudo a NordVPN. Non mi censura il pistolino, però. Avete visto il video di Worms di oggi? È stato molto divertente, sì. Andatelo a recuperare. Mi raccomando, amici. E lasciatemi un commento che ci tengo, lo sapete. Ho anche fissato il mio stesso commento, Giuni. Eh sì, perché era una cacata che avevano detto nel video. Bravo, vince. Porca bestia, sono caduto per terra. Il fuoco! Ho ucciso un amico. Ma se io paro gli faccio il parry. Oh, scemo peste. Tra l'altro mi per oscurare eventuali telecamere nascoste e trattenere il respiro mentre si beve, fidati. Grazie Ghirlandaro per la sub. Che pezzo di merda. Funziona. Ma non l'ho sentita questa sub. Avevo volume basso? Quelli di prima si sentivano. Tipo, se mi porto una granata EMP... No. Fan storie, secondo me. Dici? Allora no. Cioè, non sanno cos'è, probabilmente, quindi... No, anche perché disattivi anche tutto il resto, tipo la TV e roba del genere, quindi... No, è un po' il tuo discapito. Il mio telefono, il mio computer, il mio tablet. Ma con la granata MP, dopo tornano a funzionare queste cose o le mandi in pappa? No, le bruci... Devi cambiare la batteria o... No, credo sono dei... Ti brucia dei... condensatori o qualcosa. Sì, devi cambiare le cose. Aia, mi spaccano. E nella coppino aia, oh, mi tirate su per favore. Grazie. Che cazzo sei? Oh my god, sono rimasti tutti solidi. Guarda che qua c'è il re da ammazzare dopo, è un casino, Peppe. Fammo rimarci, porca puttana. Arriviamo al re, adesso ammazzo tutti col mio arco. Meglio una granata punto, dici, Lisa? Una granita adesso. Ah, scusa. Tra l'altro, amici, a proposito di Lisa Simpson, faranno il crossover con gli Avengers. Ah, l'ho Simpson visto, e Avenger. Io l'ho già visto. Però la cosa che mi ha turbato è che nel poster non ci sono né Homer né Marge. Non ho capito perché. C'è gente secondaria, ma non ci sono... Mi hanno rotto la mazza. Vabbè. Ragazzi, i Simpson sono della Disney ormai, da quando ha preso la Fox, quindi possono fare quello che vogliono. Sembra fatto... Mordau. E invece è Mordau che ha preso da questo, pensa. Sì. Mordau è il primo capitolo. Dopo... Però è vero, i Griffin l'hanno fatto con Star Wars prima che fossero associati. Magari hanno chiesto il permesso. E va. Sì. Forse. Anche perché erano proprio nomi, musiche, tutto giusto. Ed era anche fatto bene. L'ha fatto veramente tanto bene. Scusa, Lisa, avevo letto di merda semplicemente.
Grazie, minchia di merda! Aia. Grazie Guglielmo. Ragazzi, io sto facendo un partitone. Ho sbattuto nel pene. Vedi, quando scopri dei talenti in giochi che non pensavi di avere. Urlo. Talahassi. Possiamo dire che Mordau è simile a Shiverly? No, poi ti diranno che le regole sono diverse. Ma state zitti, puttana cacca. Okay, questo qui job. Cammina liquido. Sono io. Ho preso tutti i miei amici, incredibile. Dobbiamo spingere quella merda. Bernardo, come Brussia. Buttiamoli giù tutti, ragazzi. Non so che ha messo il campa, ma a me non fa ridere Meligio, va bene? Povero Meligio, che già mi spiace perché segue dall'inizio Budi. Ma ragazzi, che mi hanno spaccato. Mi ha rovinato la vita a seguire Budi dall'inizio. Povero Meligio. Che decapitato. Aia, quante me ne ha date? Porca bestia. Devo fermarli. Devo spingere il pulster. Ah, porca merda. Bat System è un po' diverso da Mordau. È più... come dire... cioè, in teoria è molto meglio qui il Combat System. Nel senso che è... ci sono più combo. In base ai tasti puoi usare la rotella, puoi farla a fondo, puoi fare dall'alto... puoi fare più cose rispetto a Mordau. Ma anche nel primo potevi fare più cose. Mordau è un pochino più arcade, diciamo. Fermatelo! Aia! Aia, mi hanno spaccato! Mi hanno rotto le bolle! Brucia! Ho 28 kill, ma come è possibile? Ah, ne ho 15, infatti, mi sembra strano. La rotella Haribo. Ma com'è che stasera siete proprio in forma come dei ratti di palude, eh? Non so quanto siano in forma i ratti di palude. Appunto, Marco. Ma ieri avevo un sacco di voglia di vedermi di ratti di palude. No, di vedermi Hot Shot, no? E non c'è da nessuna parte. No, però ho scoperto che esce il 16 luglio su Disney Plus. Ah, che storia. Aspetto il 16 luglio. Ho visto oggi la pubblicità su Instagram. Ho sballato un troppo. Porca bestia, l'antirano. Mi hanno sgombrato la straria. Scusate, era un po' troppo, Chissà Ezio come sta oggi. Tutte e due, no, il primo lo Ezio Auditorium. Però è più bello il primo. Ezio su Mordau. Il primo di Hot Shot era la parodia di Top Gun. Il secondo era Rambo. Era un po' meno bello. No, il secondo è molto più bello del primo. Olio. Io preferisco il primo. Non è vero. Ma scusa, non lo preferisco. Non è vero. Bello il primo. Quando fa la frenata in volo e poi picca quella. Ma nel secondo tira una gallina con l'arco. Ma quello fa anche nei giochi ormai. Ma perché è un po' lì. Qui al massimo posso tirare un pesce. Fermate quel dittatore. Non so se ne avevano fatti altri poi. Sa che erano solo due. No, ti ho scelto solo due. La leggenda degli uomini schiacciati, sì. Ma che urlo è? Ogni volta. All'attacco. Adesso faccio una Spears. Sì, Robo Warrior sarà Plague Tale per PS5. Play Gainal. Poi ci sarà... vabbè, Cold. Ho colpito il mio Black Ops 4 e WWE Battleground. Che schifo, Porca vettana! Plague Tale è interessante. Quello è l'unico. Che cosa? Tra Black Ops e quegli altri, scusami. Perché dovrei giocarmi... ce l'abbiamo già noi. Ma Black perché Ops dovrei 4, giocare sì. anche Oddio, solo quello della WWE? No, è bruttino, Black Ops 4 mi sa che io non l'ho preso. Non era... cioè, non era ma... quando l'avevo provato la prima volta quello da WWE ho detto vabbè è un gioco provarlo, Black Ops 4. I zombie, la modalità zombie. Ma l'avevamo già giocata. Ah no, avevamo fatto un altro. No, Black Ops 4 no. Come no? Io non ce l'ho.
Dai, pare, spingiamo, Gabriel. Ragazzi. Spingi le rampe, non mi prenderò Bish. L'avevamo fatto su Black Ops 4? Non me lo ricordo. Sì, infatti. Grazie, Polpo Pol. Mamma mia, non mi fate iniziare a cantare la canzone, per favore. Oggi sono chiedo se seguivi live e Pollo, quindi... Polpo, ba. Ma smettila. E quindi approfitto c'è per un piccolo pensiero per ringraziare per tutto quello che fate. Grazie, Polpo Pol. Grazie, Polpo. Tu ti ricordi Polpo? Era quello che prevedeva i risultati delle partite. Sì, di quale mondiale, però? Nel 2006, però. No, mi sa che era anche prima. No, era il 2006. Era 2006. Poi è morto, sì. Poi è morto. Beh, l'avrà mangiato, poi. Cazzo. Era 2010. Mi ricordavo nella... Qual era quello del 2006? Ce n'era un altro nel 2006, mi pare. Polo Pol Pogba. Non gli ho fatto niente. La Plague Tale è quello che esce a luglio. Grazie Lidia, come stai? Grazie Lidia, quello che esce a luglio è già la versione PS5, perché esce il 6 luglio, che è quando esce effettivamente l'aggiornamento next gen. Aia! Era un gatto nel 2006, può essere. Ma sto scemo. Aveva azzeccato il pupupu. Sì, era quello che era diventato famoso, sennò che cazzo se ne fregava. Perché era un polpo che diceva i risultati. Sì, ma me ne frega una sega, non era vero. Se non li dice giusti, non dice un cazzo. Un polpo che si avvicinava a dei numeri e la gente li prendeva come santi. È così che è nata la religione. La povertà. Ah, azzeccato perché la Spagna non ha valuto la Germania. Il giorno dopo l'insalata di mare per pranzo. Il polpo è buono. Madonna, se è buono. Deve essere cotto bene, però è buono. A me non piace. Gommoso, perché tu non capisci un cazzo, Marco. A te piace, hai capito? No. No, a te piace. Oh my god, mi ha dato una sono circondato da Rossi. Mario? Giuseppe Rossi, Paolo Rossi. Non me ne vengono in mente altri calciatori. Forse sono finiti. Se non l'hanno mangiato, sarà ancora vivo il polpo. No, no, ma io mi ricordo che era morto il polpo. Era morto, sono sicuro di questa cosa io. Polpo Pogba. Poi hanno chiamato Polpo Pol Pogba perché era Pol Pogba, aveva le gambe, andava dappertutto e hanno chiamato Pol. Polpo Pol. È morto nel 2010. Lo stesso anno. È durato. Lo stesso. È nato nel 2008, è morto nel 2010. Quanto dura un polpo? Non è un cane, caso. Voglio dire. Beh, i polpi credo che viva lo so. Non ho la minima idea. Vita polpi. Ah no, 1-2 anni. Ok, niente, quindi è durato tantissimo. Ha vissuto appieno la sua vita. Sì, tipo. Molto sì. Di più, tra l'altro. Fa quasi 3 anni. Stavo durassero di più i polpi. Magari sono le seppie che durano di più. Ma le seppie acqua. Eh? Le seppie fanno proprio acqua. Vomitare, ragazzi. Siamo tutti d'accordo. No, Marco, sono ti piace anche la seppia. Le seppie con i piselli. Che vomito. Ma non capisci veramente nulla, Marco. Sei stupido. Mi hanno tagliato la carotide. Mettila nel polpo. No, no. Seppia, ste robe qua. Mangiatevele voi. Che incazzatura, Marco, che mi fai salire. No, no, frega niente. Voglio... Mamma mia. Bel piatto di pasta. Voglio baciarti dopo aver mangiato un'orata cruda. Beh, guarda. Mamma mia, vomito nella tua bocca la di pasta nuovo. Pasta col polpo è buono. Come di nuovo? Mi sputi, cioè se mi sputi non volevo dire niente. Esatto, se non c'è almeno o il pollo o i broccoli in un piatto, la marca non muore. Deve essere sempre quello. Ormai che il sushi lo mangio col broccoli. Sì, sì. Il gestore di un bar che conosco ha messo 10 euro sul risultato di Francia-Svizzera e ha azzeccato il risultato. Il risultato valeva ben 90 euro, quindi ne ha vinti 900. Minchia. Vabbè. Che cazzo me ne frega, Tonaz? Not scusa. Bad, not bad. Sei volevi farmi solo rosicare? Della terra. Sai quanti avranno vinto dei soldi, eh? Non esiste solo quello. Quanti persona. L'avranno persi? Certo. A me la coppa la mesa. Oh, quanta gente qui. Scusatemi.
No, se per favore non lo scusate così impara. Ma a me non me ne frega un cazzo in realtà. Appunto, cioè, vedi, quindi non lo scusate. Fate come cazzo vi pare, a me del vostro parere. Poi sì, ma lo annoto in un taccuino. Che rispetto vuoi che io abbia per te? Me lo annoto in un taccuino. Metti magici broccoli. Lo chiudo. Buonissimi. Lo metto nel cassettino, dei miei taccuini. E lo custodisco con cura perché in realtà mi interessa molto, avete capito? Lecca culo. Marco, lecco il culo per un motivo. I broccoli sanno veramente di piede marcio. Lo farei. Sono profago. E vedi, mi piace. Ma chi vuole lei? Va bene, Delphi. Ma che cazzo dobbiamo fare poi in sta città? Andate dal re, gli dite re, scultumbe, re. Ma non c'è il re ancora, dobbiamo passare sto posto. Ammazziamoli tutti e dobbiamo conquistare qua sopra. Il cazzaprullo, non hai mai mangiato una scoreggia comunque. Che sa, abbiano un odore abbastanza. Ragazzi, merda, ho ucciso il Pfizer. Le scoreggia dopo aver mangiato i broccoli sanno di broccoli. I broccoli sono buonissimi. A me piacciono molto. Marco, ma chi ne aveva, non ne aveva dubbi nessuno, eh? E anche i cavolfiori. Certo. Ti assicuro, e anche i peperoni. Il dubbio non sussisteva. E anche le melanzane, peperoni, e anche le zucchine. Scusami, i peperoni sono tutta un'altra cosa. Vabbè, sono verdure. Non è vero. Poi tecnicamente no, i pomodori e i peperoni avevano un discorso diverso che non mi ricordo assolutamente. Pomodoro è frutta. Però vengono considerati. Non è frutta. Vengono considerati. No, non è frutta il pomodoro. Basta con sta cazzata che il pomodoro è frutta. Il pomodoro è un frutto, ma non è frutta. Vabbè, ok. È un frutto comunque. È un frutto, nel non senso è il frutto della sua pianta. Come se gli avessi insultato. Perché mamma, basta con questa cazzata che il pomodoro è frutta. Non è vero. Ma sì, perché no? No, è un frutto, è il frutto della sua pianta, ma frutta è intesa quella gastronomica. Ragazzi, io sono fenomenale comunque. Mentre il frutto inteso come... Anche il peperone ha una crescita, cioè è verdura ovviamente. Posso tirare questo? Anche il peperone è un frutto, però non è frutta è verdura gastronomicamente. Comunque. Dove sono? Ed è come li vuoi classificare, se in base a... No, gastronomicamente non è... Okay. Ma frutta credo si intenda solo gastronomicamente. Frutto no. La classificazione culinaria sono verdure. La classificazione botanica sono frutti. Quindi basa come le classifica. Frutti, non frutta. Frutta è la frutta proprio. Se no dici i frutti. La frutta invece è proprio quella... Viene considerato un frutto generico. Mi stanno attaccando a me, sì. Andate. Però credo che di definizione frutta sia diverso. È là dietro, dobbiamo andare là dietro. A me hanno attaccato in 4-5 e sono scesi tutti dalla scala e hanno lasciata lì. No, tira questa granita, non l'ho fatta. Il melone è frutta, beh sì, ostia. Anche la fragola è frutta, ma non è un frutto. Eh certo, sì, frutta e verdura sono termini gastronomici, assolutamente. Vabbè, poi non so se a livello... Non so nel dettaglio, a livello botanico, mica botanico, cosa... Sì, verdura è solo un termine... Anch'io sapevo che era un termine gastronomico. Gastronomico, perché poi ogni verdura c'ha i suoi cazzi di nomenclature. Tra l'altro, lo sapete che il cetriolo è un'anguria? Sì, dai, la challenge è che se metti lo zucchero nel cetriolo sa di anguria e viceversa. No, il cetriolo è un'anguria, Marco. Nel senso, non è un'anguria. Ma infatti la challenge di TikTok era ovvia. Ma fa parte della famiglia delle angurie, porca bestia. Infatti il cetriolo noi lo mangiamo acerbo. Grazie, Yorick. Grazie, quello Yorick. Di LOL. Ho preso qualcuno? Chi lo sa? Ti prego, attacchiamo il re. Sto colpendo tutti. Niente, ho preso sono uno in dei mane. Nostri. Ho preso sono uno dei loro. Potente. No, questa era la mia ascia. Vabbè, ho preso qualcuno. Aia. Veniamogli. Ostia, miseria, quanti sono. Perché sono respawnati tutti. Team melone o team anguria? Team melone, ma solo se me lo sbuccia mia mamma. Mamma e l'anguria mia. Non ho voglia di mangiare i semini. Allora, come sapore ti dico anguria. Anche io però. Come sapore anguria. Combo di cose, il melone, perché ovviamente lo penso col crudo ed è la cosa più buona del mondo, quindi...
Si tira, lo si a parte che in generale il prosciutto crudo è la roba allora è buono. Lo puoi usare anche come oggetto sessuale. Cioè, a me piace moltissimo il cetriolo, soprattutto come ho detto. Ma la gente usa i broccoli, che ne so. Ma penso, è scomodissimo. Sotto sotto, tu sei un grande. Ma no, perché hanno specificato il cetriolo sì, come i broccoli, hanno specificato quello. Stanno scritti in chat. Certo. Che bimbo viziato. Ma il melone. Ragazzi, ma è troppo difficile uccidere sto re. Il melone mi sbatto le balle a... E poi è una cazzata, in realtà, da sbucciare, cioè da preparare il melone. Che non c'ho voglia. Vabbè, l'anguria è più antipatica, secondo me, da fare. Finisce tutto al culo. Espro, sei veramente una persona strana del culo, guarda. Non come Lady Loki, che invece è una carissima sub da 23 mesi. Me lecca, Moro, è proprio un lecchino. È incredibile, ragazzi. Riesci... Oh, questa mappa! Sarà anche lecchino, ma se non posso esprimere ciò che penso, allora... Infatti, può essere un gran pregio come un gran difetto quella cosa. Infatti, io esprimo tutto. Correggiando. Tanto vi faccio, rivedere il costume che ho comprato per le mie. Ma lascia perdere. Mi piace. Va bene. Tac, dobbiamo scaricare Star Wars. Ma perché? Perché tanto non c'è Moro. Vabbè, ma la sera non faccio Star Wars. Allora chiudiamo il canale, dai. No, stiamo sera facendo Shivarli. Ma Shivarli è bellissimo. Dobbiamo fare. Guarda che la sera ho grandi gioconi. Sto in mente dei giochi. Allora affossa il canale dicendo che il nostro canale è da merda. Gli Ezzer. È vero. Ma io lo butto fuori agli Ezzer. Se ti fa cagare, quella è la porta. Uno contro uno. Quella è la porta agli Ezzer. Comunque, non la vedo. Prego. Right here, right now, right here, right now. Quale melone? Bianco, giallo o verde? Allora, io sono sempre stato abituato a mangiare il melone giallo, che poi non è giallo ma è arancione. È tipo... Allora, allora la fetta è arancione. Sì. Fuori è tipo lime, no? Che colore è la buccia del melone? Non mi ricordo. Verde, bianco. Appunto, cioè, non saprei. No, vabbè, dentro conti, naturalmente. Dentro poi, arancione. Poi perché in realtà c'è quello fuori giallo che dentro è bianco. Sono molto diversi in realtà, cioè a me piacciono tutti. Quello verde non ho idea di cosa sia in realtà. Dalle Yezar. Posso giocare? Sì, grazie. Ah, è caduto, pezzo. Cosa fa questo a fuoco? Fuori, ti ho tolto l'elmetto, adesso svieni, Pezzettone. Ma questo è già qua. Tantalupo, miglior milone esistente. Tantalupo era una squadra che c'era qua da me. Se devo prenotare la pizza per tipo le 21 di venerdì, quanto tempo prima dovrò prenotarla? Ma tipo i problemi scolastici. Eh no, è perché è vero, l'hai posta come sì, no. Perché Mario c'è la mele, io Lizard, non la mangia alle 21, la mangia alle 8. No, alle 8 stiamo ancora guardando il film. Vabbè, la mangi durante il film. Ma è perfetto durante il film. Ma no, è scomodo. Ma di che? Scusa, ma io guardo quasi quasi. Ma no, perché faccio casino. Vabbè, che la pizza no. Se non devi ciancicare così forte. Infatti. Aia, ma chi è? Ma io provo a prenotarla per le 21, ma siamo... Ma no, prenotarla per le 8:30. Oh, ma questo con tutti quelli che c'erano. Ma sì, mamma. È morto, via. Ha appena fatto il posto, l'ho prenotato su. Di sotto il 30, stanno andando tutti più indietro. Risotto è 30. Ti arriverà alle 22, ancora stai guardando la partita, ci sta. No. Ragazzi, voglio fare una serie culinaria alle 18:30 che si chiama Risotto e 30, vi prego. Vi prego, è geniale. No, perché non la fai alle 8:30, però? No, alle 18:30, perché l'ho scambiato per 18:30, mi è venuto in mente Risotto e 30. Ma non c'è l'uno. E poi, scusami, alle 8:30 che fai? Dovrebbe essere Risotto e 30. No. Risotto e 30, perché è il gioco di Ponte. No. E certo. No. Funziona così il gioco di parole. Ah. Dovrò combattere con tutti, ma mi butto e vado via, prendendo a fuoco. Pagliaccio Baraldi. È proprio quello che dicevo, Pier. Lo devi fare la mattina alle 8:30. O alle 20:30. Ma non ha senso, scusa. Fallo alle 20:30.
Ma non fa più ridere. Ma non lo faccio più. Ma ho dato fastidio, non lo faccio più. Scusa. È 18.30 era perché l'ho scambiato per 18.30 e poi io mangio praticamente a quell'ora ormai. Mamma mia, ragazzi, che chi l'ho fatto? Adesso morirò, però. Sono Atlante. Sogno di Potara, andare via. No, l'ho preso, bellissimo, ragazzi. Riprendo il mio faffo. Non ho capito, gioca la Juve. Ma che dice, gatto? Cosa sta dicendo? Cosa... L'unica cosa che ho letto era... Esprit è arrivato, ha detto non importa, tanto è scelto dal culo. Gatto scrive, oggi gioca la Juve. Oh, oh, l'ho buttato nel Peters. Ah, abbiamo vinto grazie al mio sasso. Amici, giveaway scade a mezzanotte. Partecipate tutti che potete vincere delle calze, delle scarpe, della maglietta. Ah, questo mese finisce il 30? Oggi. Ah. In omaggio alla maglietta che Eliezer ha comprato da Uniculo. Una ce l'ho però. È quella, quella lì, gliela regali. Ho deciso sì. Io. Eliezer, tanto non ti piace. No, probabilmente sarà grande perché c'era solo l'XL. Vabbè, la usi come pigiama. Tanto io questa l'ho presa per l'ho pagata 5. Allora, Primark 5 euro. L'ho lavata già un sacco di volte. Non si è sbiadita di un centimetro. Best pigiama, questa maglietta di Topolino. Da Primark a 5 euro l'ho pagata. Sta durando. Ma infatti, cioè, vi rende anche più grossi. Cioè, è incredibile. Risette e mezzo. Ma quindi basta, non basta. Mi confermate che il 31 giugno non esiste? No. Quindi l'ho tutti cancellato. I mesi finiscono a settembre, tranne luglio, giugno e novembre. Era così, era la messa tra l'occhia. La filastrocchia. Elegante, ma non l'ho mai imparata, ragazzi, non la so. Sogno dei Potara di Madia. Aspetta, giugno e novembre, con aprile, giugno e settembre. 28 ce n'è uno, tutti gli altri erano 31. Non la so io. Tutti i giorni, sono nessuno tranne Napoli. Perfetto. Viva Pocio Lavezzi. Il Pocio Lavezzi. Si chiamava Manu Pocio Lavezzi. Ma perché non mi sta sponando? Premi M, scegli la fazione. Quanto sono forte. Adesso, oh, gli seriamente. Infinitis. Per favore, cioè. Quindi... 30 giorni non li ha nessuno, tranne giugno, aprile e la maglietta di Uniculo. Qualcuno. Solo 3 hanno 30 giorni. Ma gatto, ma aprile, pensa per giugno te. Settembre. No, aspetta. No, no, 4 ne hanno. Aprile, giugno, settembre, novembre. Io sembro allora la filastrocca mente. No, 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre. Ah, c'è quel con che non mi si fissa nella mente, purtroppo. Ah. Di 28 ce n'è uno, tranne ogni 5 anni no, ne compare non uno c'è, a caso. Che poi è 4. Bravo, e 2. Ogni 4 anni fa proprio, c'è... Sei proprio felice di questo tuo avanzamento. È bisestile e B, non è quasi stile. È 4 anni. Ah, guarda te, maledetti. E perché è bisestile? Ma che chi l'ho fatto, ragazzi? Cosa vuol dire zestile? Doglia, vedi di star calmo che... Sono grosso, Jason Momoa con questa mano. Ogni 4 anni, e l'ultimo sì, è stato che... l'anno scorso. E i mondiali? Ogni 4 anni, pure quello. No, c'è qualcosa che non va, gli Ezra. L'anno? Perché ha urlato? Ha detto là! Si è fermato, non ho capito. L'ho confuso. Ha fatto cagare addosso. L'ho confuso. Ha fatto là! Bloccato in un loop temporale per sempre. Fammi mangiare una manita falloide qui. No, questo poi qui c'è gli Ezra che ha la A che gli rompe il microfono. Cioè, quando gli dice A, ti stordisce sempre. No, stavolta a me non ha stordito. Oggi gioca Moro, oggi... purtroppo, perché io sono il più forte del gruppo, però... Oggi non ci sono partite, credo, no? Intenda le partite, Marco. Sì, lo so, oggi era non per c'è... fare la battuta. Oggi no, non c'è Marco, nulla. Secondo me sei stupido e basta. Ma ti ho detto che sono bravissimo a fare la persona stupida, io. Non è vero, non Marco. È che, non è come che no? Fai. Sono sempre stupido, ogni cosa che fa. Non è bravo a farla, però. No, io sono intelligentissimo. Aia. Mi ha tagliato le gambe. Marco, prova a vedere se hai ancora le balle piuttosto. Grazie, Oicek. Happy birthday to you, happy birthday, cara Brazy. Grazie, Oicek, grazie di 2 anni. Sì, infatti basterebbe togliere i mesi da 31 no, giorni, farli tutti da 30. Metterne, era per il film di metterne venerdì, due, no, per venerdì, gatto. Metterne due a febbraio. No?
ne metti due a febbraio e fai poi un mese, chi se ne frega, un mese, aia, cioè poi solo un mese è facile da ricordare che ce n'è 31. Due mesi, vabbè, uno lo togli, però di certo sono più facili, c'è troppa confusione, ragazzi, ma poi c'hanno più giorni, ma non è importante. No, certo che è importante, se si sfasa tutto il calendario. Vabbè, ogni resetto gli qualche giorno. No, semplicemente ogni tot aggiungono un giorno. Poi stasera cosa avete mangiato? No. Solo io ho già mangiato, effettivamente. Non io ho mangiato le mozzarelle con i cetrioli. Io ho fatto la caprese, quasi. Qua non c'entrano i cetrioli. Non c'ho i pomodori. Perché non alza la scala? Perché non stanno arrivando. Devono spostare il carretto. No, ok, l'ho alzata. No. Ma di cosa parli, scusami? Allora, non ho capito. Le scale sui... La Scholar, Versus 2. No, comunque ragazzi, sono sicuro... Cosa sono le birbe di pesce? Sono sicuro che si possa pareggiare questa cosa dei mesi, eh? Eh sì, guarda, non ci ha pensato nessuno da 2000 anni a questa parte. Ah, invece sì, Lizard, che ci hanno pensato. Chiedi a Valentino. Aiutami. Come l'ora legale. Mi aiuta, per favore. No. Oh, qualcheduno. Perché ci ha pensato lui? No, non è l'unico stronzo ad averci pensato. Però comunque, se non l'hanno messo è perché ci sarà un motivo. Sono come le birbe perché di sennò pollo, la gente non capisce. Ma non so cos'è la birba, queste sono le birbe. Non lo so, sarà roba delle sue del Veneto, le birbe lì. Le birbe sono i nuggets. E dite nuggets, scusa, come le birbe? Non sono le birbe, ragazzi. Le pepite. Le birbe. Le pepite, sì. I bocconcini. Le birbe di cosa? Che cazzo, le birbe? Non ho mai sentito le birbe, vi giuro, mi sento stupido. E vedi che faccio finta. Allora, gatto, deciditi, nel senso. Cioè, gatto, ogni tanto arriva sempre con le sue dissing, con le sue parole venete che sa solo lui, neanche in Veneto le conoscono. E poi... Esprit, per favore. E poi dice che c'ha pure ragione. Ed è convinto, eh. Non è che lo dice per scherzare. Le birbe, ragazzi. Vedi, gatto, che allora sei tu quello che sei stupido. Mi piacciono le donne. E con sto Google le cose di pollo. L'ultima volta che mi hai fatto googlare qualcosa non c'era un cazzo, non c'era. Yeah. E che tu c'hai il Google del Veneto, ti vengono le cose suggerite. Guarda, vedi, proprio come ho detto io adesso, ma siete voi ignoranti. Allora, se birbe, c'è fuori birbe amatori, il birbe di pollo. Ma sono sicuro che nel suo paese esiste, come si chiama? Treviso, dov'è lui? Però sì, se cerchi birbe di pollo, la prima cosa è crocchette di pollo. È come io che dico, come io che ero convinto che era giusto dire mi mischi la febbre, ma perché l'ho sempre detto, per me tutti lo dicevano, quindi io ho detto ok, giusto. Imparate a parlare italiano, le parole esistono tanto bene perché dovete usarne altre, scusatemi. Ma nel suo paese, Marco, stiamo parlando italiano. Ma le birbe... Ma la birba per me è il nome di un cane, comunque, birba. Cioè, no? Cioè, nell'italiano, io non capisco questa lingua di merda che è l'italiano. Ma ci sono 6.000 parole, ma usate quelle che si usano. Dovete andare a fare le birbe di pollo, ma vaffanculo, scemo. Le birbe di pollo, ma ti prendo a schiaffi, gatto. Ma vieni qua, ti prendo a sberle al contrario. Lì per lì pensavo volesse scrivere barbe e ho detto, non lo so comunque cosa vuol dire, ma magari è barbe di pesce. Le barbe non sono tipo una verdura. Tempero la matita, per favore. Veramente. Io non l'ho mai sentite birbe, non è che per carità. Però non le mai sentite, ma chi cazzo le usa? Ha detto che in Sicilia anche ma si chiamano birbe. Ma smettetela, in Sicilia. Beh, mica sei mai stato in Sicilia. Ma Mona non si dice, infatti, da me. E Mona è dialettale. La barba del frate. Se lo dico, lo dico per scherzare. Ma come quando dico nuggets, le pepite, bocconcini, polpette. No, polpette è un'altra roba. Ma io di solito dico nuggets di pollo. Anche le crocchette di pollo, sì, esatto, le crocchette di pollo è quello che uso di più. Le bocconcini di pollo. Non mi sto concentrando abbastanza, devo fare più kill. Oh, ma sti tremò. Felici pollo, ma tremò. Ostia al volo. No, nuggets non sono crocchette, dice Esprit. Esprit, ma vieni a sciacquare la Vabbè, mano. Ma Esprit è lo stesso che diceva che Hitler doveva tornare al potere, se non sbaglio, no? Marco? È vero, diceva Esprit. Esprit, se vuoi fare denuncia comunque... Sì, basta che denunci appoggio. Il canale, denunci solo lui, va benissimo. Io te l'appoggio, cioè sono a favore della denuncia, visto che... Vabbè, ma lui lo diceva. Hai le prove? No. Scusa Esprit, è una calunnia questa.
so, forse ogni tanto Marco non capisce un cazzo, ragazzi, però vabbè. Ogni tanto. Vabbè, Esprit, alla fine che cos'è una denuncia? È un apostrofo rosa fra le parole tamo. Marco, cosa ne dici? Ti dissoci? No. Tanto mica l'ho detto io, mica lo penso io. Ah. Esprit, ti dissoci? Esprit che si deve dissociare, ma... Pensa che avrebbe anche senso qua. Qua avrebbe senso, sì. Ma perché è giusto? È una parola italiana dissociare, ma va usata nel giusto contesto. Oh my god, questo deve andare a mangiare. Vabbè, allora, la frase... Io ti dico, il tuo colore preferito è l'azzurro. E ti dico, tu odi tutti questi... Aia. Guarda che c'è gente che non si è dissociata, l'hanno arrestata, Marco, eh. Beh, quello che aveva minacciato Maurizio Mosca. Non si è dissociato al telefono. Non si è dissociato. No, ci sono prove, cioè io l'altro giorno mi sono messo a leggere la Gazzetta Ufficiale, Marco, e c'era proprio scritto, tipo un asterisco in fondo, ma questo mi ha rotto i coglioni, c'era un asterisco in fondo, in piccolo, c'era scritto, in caso non, adesso con le parole che usano lì nella Gazzetta Ufficiale, adesso non le capisco molto bene io, c'era scritto, se non si avviene a... un tale articolo descritto a qui sopra, pronunciare il mi dissocio per essere legalmente come si dice, no? Non perseguiti, eh. Cioè, no? Cioè, Gazzetta Ufficiale, ragazzi. Maria De Filippis. No, perché è un linguaggio strano quello che uso nella Gazzetta Ufficiale. Atto proprio a non far capire un cazzo alle persone cosa ci sia scritto, però quello è un altro discorso. Ragazzi, fa troppo caldo, io non ce la posso fare. Probabilmente il gatto l'ha letto nella Gazzetta Ufficiale, birbe di pollo. Ma Esprit, tu dici birbe di pollo, veramente? A parte che non l'hai mai detto. Vabbè, ma dicono anche mi spissa, quindi... No, ho dato proprio una botta a quello che non dovevo. Penso siano tutte. Non lo so, ma perché prima hanno detto che esiste la parola mi prude. Ah, l'ha scritto solo uno, eh. L'ha scritto solo uno, ma prima uno ha scritto che in Sicilia anche lui dice birbe. Quindi penso che a sto punto. Questa varietà, cosa serve la varietà? Scusatemi. No, non si chiamano birbe, è scritto. Abbiamo visto che birbe si è scritto solo gli allora stronzi, è la marca insomma, di un prodotto, è la marca del prodotto birbe, scusa, cosa vuol dire che al supermercato si chiamano birbe? Io non ho mai letto birbe. Non è che solo quelle dell'Amadori che perché voleva fare il l'Apple user. Ma al supermercato c'è scritto birbe? Ma in quelli dell'Amadori, solo quelli dell'Amadori. Ma infatti da me birba significa un bambino birbante. Vabbè, se sono solo dell'Amadori non è che si dice così, la chiamate loro così. Grazie berb. Ecco, quasi. Come berb? Quasi. Grazie berb. Quasi. Esatto, Gianluca, io l'ho sempre intesa così. Sì, da noi si dice per i bambini. Sì, va bene, Springfield birb da me si dice. Non inteso come uccello, quello in inglese. Io mi sono già fatto la doccia, non posso farmene un'altra per ogni volta che faccio la live. Ma lo usa anche Esprit, spissa come parola. Che cazzo sono venuto a fare qua? Esprit, se vuoi prossimamente ti farò un'intervista in cui spiegherai perché dici birbe. E volendo ti potrai dissociare, nel senso ci mancherebbe. Aia, mi hanno preso con la lancia. Caduto. L'ho atterrato, sono fortissimo. Adesso però lì glielo tiro un buttirone. Non gliene è fregato un cazzo a quanto pare. Cazzo. Ah, per Halls. Ah. Aia. Insomma, a quanto pare Watch Party arrivano anche su iOS e Android. Ma io non ho capito questa cosa. Allora, abbiamo visto il tweet di Twitch... Che a quanto pare è iniziato il rollout del Watch Party nell'app ufficiale di Twitch per Android. Quindi potrete vedere il Watch Party anche dall'applicazione da telefono. Fantastica. Ma non era così anche l'ultima volta che abbiamo fatto il Watch Party. Forse si vedeva da browser, eh? No. Forse da browser, quello lì è sempre stato così. Non lo so. Eh sì.
quello lì l'abbiamo, era sempre... Sì, sì, anche io mi ricordo così. Si poteva fare. Guarda, l'ultima bravo. Volta... O forse non era per tutti, voi era in beta. Aia, ma ste spade lunghe. Infatti l'ultima volta andava, vedi? Amici, vi ricordiamo che venerdì guarderemo il film, l'ultimo di Chris Pratt, che non mi ricordo come si chiama. La guerra del domani. La guerra del domani, dalle 17.30 in poi. Quindi alle mi raccomando... 20, durerà fino alle 20, quindi non preoccupatevi se volete vedere la partita. La partita ve la vedete lo stesso, ti interrompiamo tutto prima, quindi non c'è problema, siamo noi insieme 2 ore e mezzo. Non faremo live tra le 20 e le 21, noi finiamo il film e poi chiudiamo. Quindi. Sì. Quindi Regaz, ci si vede a quell'ora. Ma chi è che prende a pugni sto scemo? Ho sbagliato. Tra l'altro venerdì ci sarà anche Esprit, ragazzi. Sì, guarderà la partita lui. Sì, farà la reaction. Tu però lo Discord. Esprit, dimmi almeno un giocatore dell'Italia. Significa che gioca adesso, non ti dire Toldo. Il no. Maleducato pezzo di merda. Vuol dire il no. Barella ha detto Barella. Ci mando io in Barella, Esprit, guarda. Ma, in senso metaforico, ovviamente. Una schivata su Tremò. Già il secondo motivo per denuncia da parte però, di Esprit. Ma vabbè, il primo sarà lui che si dissocia. Che problema c'è? Sempre. No, ti devi dissociare tu comunque. Ma non è vero, io ho accusato lui. Lui deve appunto dire, che è accusato. Lui deve dire mi dissocio da Marco. Allora la legge non ti proteggerà. No, sei tu che devi portare le prove, Marco. Allora mi dissocio, scusate ragazzi. Ah, allora adesso tutto a posto, ragazzi. Grazie Raffiteo. Grazie. Adesso per fortuna. Non avevo capito il gioco, mi siamo dissocio. Immuni, allora. Sì, sì. Siamo immuni adesso. Sì, mi dissocio. Tardi, per fortuna. No, sei dissociato. Mi dissocio da Esprit che... Anche dei crimini passati ora sei pulito, Marco. Sì, sì, no. Fedina penale, stonks. Non avevo capito, scusate. Mi hanno spento le sirene, sì. Era un gioco. Era in RP, no? Si dice così. Sì, anche, sì, beh. Sì. Beh, ma Barella l'avrei sentito perché si sente ogni tanto. Che c'è. Madonna, lo spacca. Ma poi, scusa, non hai visto nemmeno una partita dell'Italia, neanche per sbaglio. Ma sì, neanche io. Io no. Dai, ho letto che ha detto non ho visto mezza partita. Non so come abbia fatto a vederne metà. Cioè... Ma perché è strano che uno dica ho visto mezza partita? Si dice non ho visto mezza partita. L'ha vista con un occhio solo, l'aveva vista. Ma su scemo. Tua madre scalcia. Ma perché lo guardo? Mi perdo dei pezzi, la trama è un po' contorta. Si addormenta. E io non capisco mai il finale, poi, è un casino. Eh sì, perché urlano tutti sudati. Pensa che ci sono i giornalisti della Rai che non sanno ancora i nomi. Saluto a Mappé, ragazzi, mi raccomando. Sì. Anche Homeless, molto bravo Homeless, devo dire. Ottimo difensore della Germania, Homeless. Orca bestia, ragazzi! Sono catapultato. Non so come. Secondo me si è buggato il sasso che l'ha contato come catapulta. Ma va, quanta gente laggiù. Quello lì, fermate quello stronzo. A quanto pare si chiama Homeless. Non Hummels, il difensore della Germania. Si chiama Homeless. Lui è senza casa, poi. È rimasto così, dopo la partita è rimasto senza, l'hanno preferito chiamarlo sono Homeless. Di quelle sfortune. Mappé mi fa troppo ridere, perché poi l'ha detto tipo 4 volte, cioè, era effettivamente Mappé, lo voleva dire. Azzo. Pogball! No ragazzi, aspettate, ricordatemi, vi devo far sentire un TikTok dopo. Ma è finita la live, quindi vai. Aspetta, vado. Se lo trovo. Adesso vado là con la mia granita. Devo assolutamente farvi vedere un TikTok che avevo già fatto vedere a qualcuno, sicuramente. Ho dato fuoco con il mio compagno di squadra. Ma poco importa, era per rallentare l'avanzata nemica. Vengono tirati dei cosi. Ma noi facciamo spada a spada, mi ha ammazzato una persona, porca puttana. Vediamo se lo trovo, Guardate, colpisco qualcuno, aspetta.
No, come faccio a trovarlo? Porca miseria, difficile questo da trovare. Devo ricercarla, la mia... Ah, posso ripararla? No, io voglio il sasso. Dove l'ho tirato? Porca bestia. Ragazzi, mi sto impegnando un casino, eh. Non faccio un cazzo con quell'S. Marco? Sto cercando il TikTok. Allora aspettiamo, Marco. Certo. Marco, l'ho trovato. Affina la ricerca. Gregor. Era la Rai che diceva la formazione dell'Austria. Ankara balaga, ma sono svenuti a un certo punto. Astra lova leva luga. Che sto dicendo? Allora, mister lova lova. Mister bombastico. Interroga loga, eva loga, esta roba. Ma oh, no. Non la... poi alla fine dice Gregor. Ma chi è Gregor? Adesso mi dovete dire chi è Gregor dell'Austria. Ah. Mi dovete dire chi è Gregor. Ah. Chi è Gregor? Ma chi... Aspetta, voglio leggere... Ah. Era Gregoric, ma come Gregor? No, cioè se si è sentito Itch finale. Itch si è sentito? Cos'è Gregor? No, Alaba dice, sì, poi sembrava giustamente una situazione... Interrega roba, raga, lega, loga. Gregor. Diceva che di abbattena qualcosa, diceva a un certo punto. Sì. Fate la PA, Ender qualcosa. Sono fortissimo, c'è poco da dire, mi sembra. Ah. Ah, del dolore ho provato nel fare questa cosa. No, l'ha rifatto, ha fatto... Come uno di battaglia. Vappè. Aia, mi specchiano. Sì, sono volato fuori. Boh. Amici, comunque, a parte il fatto che la cacca la fa chiunque, domani mattina facciamo Time of My Life. La presa facciamo. Domani sera FIFA. Domani sera c'è FIFA 2015. Allora, probabilmente saranno le ultime due live di FIFA. Questa è la prossima e poi FIFA si prende la solita pausa fino all'anno prossimo. La pausa estiva, sì. Pausa estiva. Io esco da questa partita. Enteroga loga leva l'ostara la suga e bergamasco alla fine. Fino a settembre. Ti confermi Gianluca che vai di Brescia, Gianluca? Sì, sì, sì. È di Brescia, confermo. È di Brescia. Ah. Amici, vi ricordo venerdì alle 17:30 film tutti insieme. Lo guardiamo dura due ore qualcosa, quindi domani poi la partita la potete vedere tranquillamente. Altre notizie che vi devo dare? Non ce le ho. Ciao. Va a posto, va bene. Partecipate al giveaway che manca a domani poco. Mattina, mi raccomando. Domani mattina, tra l'altro, parleremo del prezzemolo e perché una volta era usato per abortire. Quindi, cosa ridi, è vero Marco, eh? Io l'ho fatto, no? Lo so. No, guarda, è vero, guarda, voglio fare una ricerca. Io l'ho usato su di me. Io posso avere andate figli. Da gatto, no. Andate da gatto e... effettivamente. Andate da gatto e gli dite, lo sai che il prezzemolo è usato per abortire? Era usato per abortire, ora non più. Vediamo che dice, magari lo sa già, poi non lo so, perché lui è un tipo strano, dice birbe. Quindi sì, non so se... sì, che adesso mangi il prezzemolo, forse volevate dire pratiulli. Esatto, così vedi, tira fuori un altro termine. A domani, belli, ciao. Sì, chiaramente mi dissocio. Sì, sì. Certo.